Ripartiamo parlando di scuola. A febbraio previsti nuovi concorsi per l'Emilia-Romagna, sono a bando quasi 2.400 cattedre e sindacati soddisfatti a metà. Lorenzo Maini. Fermati dal cambio di governo e dalla pandemia, i concorsi per gli insegnanti sono ora ripartiti, grazie anche a un decreto che semplifica le regole. A febbraio è atteso un bando per quasi 27.000 cattedre in Italia, più della metà nelle regioni del nord, 2.372 i posti previsti per le scuole dell'Emilia-Romagna. Tra febbraio e marzo si terranno i concorsi per le assunzioni dei docenti per quel che concerne la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, cioè le medie e le superiori. A parere della FLC-CGIL si tratta di una risposta non risolutiva, non pienamente risolutiva, ma comunque si tratta di un segnale del fatto che si sta provando ad investire anche su un rinnovo della classe docente italiana. Obiettivo del governo: assumere i vincitori già a settembre per il prossimo anno scolastico, ma il problema principale per Modena, rimarca la CGIL, è l'alto tasso di precariato che interessa il corpo docente. Stiamo parlando di una percentuale del personale precario che tocca ormai quasi il 40%, quindi è chiaro che il concorso pubblico, che ha l'obiettivo di stabilizzare e portare a tempo indeterminato i docenti, può rappresentare una prima risposta, ma non ci si può fermare qui. Oltre ai pensionamenti, si prevede infatti anche un incremento, soprattutto nelle scuole medie e superiori, del numero di alunni.